tutti e bentrovati. Allora, in questo video voglio mostrarvi la ricetta di una buonissima torta col cocco e le gocce di cioccolato. È una merenda molto sfiziosa, bella morbida, per queste giornate abbastanza estive, abbastanza calde. Comunque potete abbinarla benissimo a un tè freddo o a un buon succo di frutta o una limonata fatta in casa. Allora, vediamo gli ingredienti. Partiamo da uova intere, possibilmente a temperatura ambiente. Poi abbiamo il cocco grattugiato, quello râpé, che trovate al supermercato nelle bustine classiche, non farina di cocco, cocco râpé. Latte, sempre a temperatura ambiente, zucchero semolato, burro. Io utilizzo queste goccioline di cioccolato, sono dei cubetti un pochino più grandi delle gocce, potete benissimo utilizzare anche le gocce stesse. E infine farina 00 setacciata e il baking, che è il lievito, quello bianco in polvere. Beh, partiamo e vediamo subito da cosa cominciare. Molto bene, allora innanzitutto partiamo col procurarci una bella bacinella capiente e lo sbattitore elettrico. Anche oggi voglio provare a fare questa ricetta non con la planetaria ma con le fruste elettriche, per darvi un'altra soluzione nel caso in cui voi non abbiate la planetaria. Chiaramente se voi disponete della planetaria e siete più comodi ad usare quella, assolutamente utilizzatela. Ricordatevi sempre, non con il gancio ma con la frusta. Allora, partiamo innanzitutto dallo sciogliere il burro. Quindi io mi sono preparata un pentolino sul fuoco, un pentolino stile quello dove cuocete le uova, quindi basso e largo, e vado a sciogliere completamente il mio burro. Bene, secondo step, una volta che noi abbiamo sciolto tutto il nostro burro, lo lasciamo sul nostro fornello, chiaramente a fuoco chiuso, sempre nel nostro pentolino, in modo tale che si raffredda un pochino ma comunque non si solidifichi facilmente. Altro step prima di incominciare a impastare tutti i nostri ingredienti è accendere il forno preriscaldato, quindi 180 gradi, posizione della griglia a metà del vostro forno, in modo tale che cuoce uniformemente sia sopra che sotto. Ventilato oppure statico è indifferente, se ce l'avete ventilato prediligete il ventilato, così dà una spinta in più per la crescita della nostra torta. Bene, a differenza della nostra torta di nocciole o comunque di un plum cake, qua partiamo da una montata di uova e zucchero, quindi versiamo il nostro zucchero nella bacinella, ripeto, semolato, e andiamo con le nostre uova. Le uova cerchiamo di utilizzarle a temperatura ambiente per avere un risultato ottimale. Chiaramente non è necessario che voi lo tiriate fuori un'ora prima, basta una mezz'oretta o 20 minuti. Se le avete invece appena comprate, che non sono in un banco frigorifero, ancora meglio. Con il nostro frullatore. E montiamo il composto. Vi consiglio di tenere la bacinella leggermente inclinata verso la mano che è predominante, quindi che tiene lo sbattitore elettrico, che non starà dritto ma è leggermente inclinato. Questo perché una volta che sbattete il composto inizierà a schizzare un pochino, quindi più bacinella, più copertura ha e meno danni vi fa. E comunque il composto risulterà sempre il più compatto possibile in un unico punto. Chiaramente con lo sbattitore elettrico ci vorrà un pochino più di tempo rispetto alla planetaria, però mi raccomando, raggiungete una bella consistenza, il composto deve diventare più chiaro rispetto alla partenza e deve avere una consistenza tipo il pan di Spagna, non sarà così soffice, così spumosa, ma un pochino di più rispetto all'uovo appena sbattuto. Eccoci qua, quando il nostro composto è diventato bello spumoso e bello chiaro, possiamo passare ad aggiungere gli altri due ingredienti liquidi, quindi in questo caso il nostro latte, io lo uso intero, e il nostro burro fuso.
ci aiutiamo con un leccapadelle, così lo prendiamo tutto e andiamo a mescolare. Chiaramente il nostro composto adesso risulterà molto più liquido perché abbiamo aggiunto altre due sostanze liquide. Nel momento in cui noi adesso andiamo ad aggiungere le nostre farine, tutto diventerà della consistenza giusta. Ci muniamo di leccapadelle e iniziamo ad aggiungere la farina di cocco, tutta completamente. E la farina e il baking. Lasciamo però un pizzichino di farina, vedete, un cucchiaiata, due cucchiaiate nel piatto, perché dopo andremo a spolverarci il nostro cacao, le nostre gocce di cioccolato. Allora iniziamo ad incorporare tutto il nostro composto. In modo tale che non sputi fuori farina, ma per eliminare qualsiasi tipologia di grumo, noi andiamo a dargli un'ultima frustata. L'impasto di questa torta risulterà molto molto più morbido rispetto a un pan di Spagna, un po' come una torta di nocciole. È liquido come composto, che poi diventerà bello soffice in cottura. Ed eccoci qua, abbiamo dato giusto una leggera frustata in modo tale da aver eliminato tutti i grumi e poi andiamo a mettere le nostre gocce di cioccolato all'interno del quantitativo di farina che avevamo lasciato da parte. Con le mani le spolveriamo tutte di farina. Questo trucchetto, per chi avesse visto già il video del plum cake, è la stessa motivazione, cioè facciamo in modo che le gocce di cioccolato non vadano poi in cottura a cadere tutte sul fondo, bensì rimangano un pochino più sospese. Chiaramente se voi utilizzate le pepite quadrate come me, non resteranno proprio tanto in superficie perché sono più pesanti delle gocce. Le gocce invece è possibile che sì. Mischiamo il tutto e lo aggiungiamo al nostro composto. Poi con le leccapadelle andiamo a rimescolare bene il tutto, facendo dei movimenti dal sotto verso il sopra, incorporando tutte le nostre goccioline, e siamo pronti per andare a preparare la nostra tortiera. Ed eccoci qua. Io utilizzo una tartiera di 24 cm di diametro, 24 cm di diametro, con un bordo ondulato, ma giusto perché voglio utilizzare questa, voi potete utilizzare qualsiasi tortiera vi piaccia di più, con forme strane, quello che preferite. Potete usare antiaderente, con l'anello di chiusura, come preferite. Vi consiglio sempre di utilizzare un foglio di carta da forno, che andiamo a rivestire la nostra tortiera, cercando di prendere la misura del quadrato il più possibile uniforme, il più possibile giusto, e andiamo a versare il nostro composto partendo sempre a iniziare a rovesciarlo dal centro in modo tale che sia lui che si allarghi a suo piacimento. Ci aiutiamo con le leccapadelle in modo tale da non lasciare residui. Eccoci qua. Adagiamo bene la nostra carta da forno. Mi raccomando, state sempre attenti che tutti i bordi della carta da forno siano coperti completamente. E con un ausilio di una forbice andiamo a tagliare gli angoli in eccesso. Il vostro forno è ben caldo, siamo pronti per infornare, quindi ripeto 180 gradi nella la griglia posizionata a metà del vostro forno,
ventilato se possibile, altrimenti anche statico va bene, per almeno un 25-30 minuti. Andiamo in cottura. Bene, dopo 30 minuti di cottura questo è il nostro risultato finale. È una torta veramente morbida, sofficissima e con dentro un cuore di queste pepite di cioccolato veramente buonissima. Beh, vi consiglio sempre di abbinarlo ad una buona merenda, quindi un tè freddo o anche nelle stagioni un pochino più invernali con un buon tè caldo, una cioccolata calda, oppure per una colazione veramente super e veramente morbida. Beh, se questo video vi è piaciuto mettete un mi piace, iscrivetevi al mio canale, passate parola e aspettate il mio prossimo video. Ciao!